Colto il nostro invito, abbiamo immaginato sin dall'inizio di questo progetto che ci dovesse essere una giornata di studio, di riflessione aperta al pubblico su Cecco del Caravaggio e su tutti i temi che questo artista definito da Gianni Papi, il maggior studioso di Cecco e non solo, come un artista ancora misterioso, nonostante il suo trentennale impegno nella ricostruzione della personalità e del catalogo di questa figura. Questo pomeriggio abbiamo 9 relatori che trattano temi anche molto diversi tra loro. Vorremmo riservare anche un momento per una discussione. Abbiamo avuto anche stamani con loro una visita guidata in mostra che ha aperto anche una serie di problematiche che sarebbe interessante restituire in questa occasione. Devo dire che il progetto è stato, non solo in questo momento, è molto gradito, abbiamo un grosso numero di visitatori. Abbiamo un riscontro anche della stampa quotidiana, mensile, ma anche specialistica molto, molto ricca, Burlington Magazine, e, insomma anche riviste di studio che hanno già dedicato recensioni a questa mostra. Devo dire che la scelta, perché questo va detto, di questa esposizione in quest'anno che è... Non so se tutti sapete, ma il 2023 è un anno speciale per il museo. Abbiamo riaperto con un nuovo ordinamento della collezione che è collocata al secondo piano. Siamo in una sala, appunto, della collezione permanente. Vede questo primo piano a disposizione di quest'anno di progetti espositivi, ma negli anni futuri come luogo della valorizzazione del non esposto, sempre attraverso progetti scientifici, perché è consuetudine del museo scambiare con altre istituzioni nazionali e internazionali sui temi che sono cari al museo. E quindi dal 24 inizieremo a fare una serie di proposte nell'arco dell'anno con continuità. La scelta della mostra di Cecco del Caravaggio è sembrata ad alcuni certamente originale, ma alcuni mi trovavo a Roma la settimana scorsa e per l'inaugurazione della bella mostra alla Villa La Farnesina su Raffaello e l'Antico, un'inaugurazione che ha visto la partecipazione di studiosi che dicevano: ma bellissimo Cecco, ma è una mostra che si sarebbe dovuta fare a Roma. Mi ha detto: non ditelo a noi, siamo stati fortunati, abbiamo visto con grande interesse la proposta di Gianni Papi e quindi accolto la presenza del progetto espositivo qui a Bergamo, ma che ha un senso anche molto preciso perché le indagini nel corso degli anni portano, se non documentalmente, ma per tutta una serie di ragionamenti e di anche contributi dati dalle fonti storiche e dai ragionamenti che nel corso degli anni ha sviluppato Gianni Papi, a indicare che l'origine della famiglia di Cecco del Caravaggio fosse un'origine lombarda e precisamente di Alzano Lombardo, che è un centro appena fuori Bergamo, ma poi, come spesso è accaduto per altri artisti, famiglie di origine bergamasca avevano poi proiezioni nel resto della Lombardia e molto spesso a Venezia per i legami che la città di Bergamo, avendo fatto parte della Repubblica di Venezia per più secoli, portava a condurre. Direi ora Gianni Papi, quindi questa scelta della valorizzazione di un artista che ha sviluppato peraltro molta parte della sua attività a Firenze, Roma,
e Napoli, ha comunque offerto un interesse per la sua non solo origine, perlomeno familiare, ma anche per i rimandi alla cultura lombarda che Gianni Papi propone con gli esempi di Savoldo a Roma e con una fortissima suggestione anche del lavoro di Cecco su Evaristo Baschenis, che vedete su qui alla vostra destra, rappresentato sia nella Natura morta di Soggetto musicale, di cui è l'inventore, sia in uno straordinario ritratto e rarissimo ritratto di figura che ci è stato donato recentemente, anche perché mancava dalle nostre collezioni. Chiederei quindi a Gianni Papi di introdurre queste vostre relazioni e poi ad uno vi chiederemo di venire per la trattazione qui al tavolo. Buonasera, vi ringrazio, chiaramente ringrazio i relatori appunto di avere aderito con molto interesse a questo convegno. E poi mi fa molto piacere quello che abbiamo con Cristina, insomma, in qualche modo costruito, perché è una visione appunto multidisciplinare, perché ci sono interventi di vari, appunto, di vari ambiti, e questo mi fa molto piacere. Questo significa che Cecco può essere appunto interpretato anche attraverso varie discipline. Quindi io direi di cominciare subito. Allora cominciamo con la prima relatrice, che è Daniela Brogi, il cui titolo dell'intervento è Cinema Caravaggio. Grazie subito all'Accademia Carrara, grazie a Maria Cristina Rodeschini, a Gianni Papi e grazie a tutte e tutti voi per tutto quello che imparerò ascoltando le vostre relazioni. La mia si intitola Cinema Caravaggio, forse poteva intitolarsi Cine Caravaggio, ho pensato in treno, perché forse la contrazione avrebbe reso anche meglio il senso del discorso che provo a portare qui. Mi interessa non coordinare, mettere accanto il cinema e Caravaggio, ma sovrapporre, unire in una soluzione, una cifra formale e visuale che metta a specchio Caravaggio, il caravaggismo e il cinema in un gioco di implicazioni e reciprocità. E lo dico subito però che ciò di cui parlerò non è la prima cosa a cui si potrebbe pensare, cioè gli adattamenti cinematografici da Caravaggio, prevalentemente ispirati alla sua vita o all'invenzione, così anche spesso strapazzata e stravolta della sua vita. E dalla lista dei circa 10 lavori tra lungometraggi, cortometraggi, documentari esplicitamente ispirati a Caravaggio, mi limito infatti a citare il mio film preferito, quello di Derek Jarman, e come vedrete parlerò molto del cinema di Martone. Come dicevo, si può unire, si può parlare di cinema Caravaggio e di parlare di Caravaggio e il cinema almeno in due altri modi rispetto a quello che si limita all'adattamento. Il primo riguarda il caso di influenze, riprese creative di tipo complessivo, e quindi scorrendo
Possiamo subito fare alcuni esempi molto rapidi in questa sede, per esempio questo è Ettore Garofalo in Mamma Roma, dove sì, in questa scena che così esplicitamente e direttamente ricorda un fanciullo caravaggesco, però in realtà riprende un modulo che agisce nell'organizzazione di tutta la sequenza. Anche se poi qui tra l'altro ci sarebbe da dire, come mi è capitato di fare per il lavoro fatto insieme a Gianni Papi per il catalogo Borgianni, ci sarebbe da dire che la relazione tra Caravaggio e Pasolini in questo caso è mediata in modo forte dall'esperienza proprio della partecipazione alle lezioni di Longhi a Bologna nella 42, la costruzione così statica, così frontale delle scene proprio ricorda il modo in cui Pasolini deve aver assistito con emozione alla proiezione delle diapositive. E poi c'è un altro esempio che riguarda il film più caravaggesco di Scorsese, c'è tutta la sequenza iniziale di questo film che è una sequenza caravaggesca per costruzione di luci, per organizzazione proprio della trama. Questo è un film thailandese presentato a Cannes nel 98, dove, come vedete, questo braccio che spunta dal buco del soffitto potrebbe benissimo ricordare uno degli angeli, o comunque una soluzione proprio prospettica e di scorcio di tante tele caravaggesche. Ma il regista, l'autore su cui mi fermerò, dicevo, è Mario Martone, perché uno sguardo caravaggesco in senso non solo cromatico, ma drammaturgico, tematico, prospettico, attraversa tutto il cinema di Martone, a partire da testi scuri e barocchi come Morte di un matematico napoletano, del 92, fino al mondo disperatamente popolare del sindaco del Rione Sanità o dell'ultimo e più recente Nostalgia. Provo a esemplificare questo scambio servendomi di un'immagine tempo, la vorrei chiamare subito, che riprenderò anche più avanti, e cioè l'immagine dei muri. È una situazione che mi ha sempre colpito guardando anche le tele di Caravaggio, quanto i muri siano così... Ma sono io? No. Così... Ah, forse è l'audio, forse è il modo in cui io tengo il microfono. Il modo in cui i muri sono così eloquenti. Infatti si potrebbe scrivere una storia del cinema di Martone attraverso i muri di Napoli che vediamo nei suoi film, recuperando un elemento che torna di continuo come presenza scenica, a cui restituire sguardo e profondità narrativa. Posso anche provare a parlare così, se siete d'accordo? Sì. Sì. Dicevo, il modo in cui la luce ridisegna le superfici, la maniera in cui la macchina da presa fa interagire i muri con i corpi umani, che sono figure in cammino, di corsa, inseguite di spalle, spesso sotto la pioggia, tra corridoi, vicoli, chiostri, teatri di cantina. Sono andata troppo avanti. E questa però era... Allora a questo punto però se parlo senza microfono... Questo per esempio era un muro domestico ripreso al risveglio del giorno, è la camera di rifugio nel sindaco di Rione Sanità, dove la prima luce dell'alba entrando di taglio si posa sulla stanza riempendo di dorati la capigliatura di una giovane donna incinta che ha letto con le spalle appoggiate alle pareti e che appare, assomiglia un po' anche a una sorta di Maddalena penitente. Ma poi ci sono anche, sempre proseguendo
la carrellata dei muri, i bastoni incombienti del maschio angioino contro i quali gli scugnizzi tirano il pallone nel giovane favoloso ispirato alle fabbie del 14, muri di guerra andati in frantumi all'epoca del terremoto e molti altri muri che funzionano, come dicevo, come immagini tempo, che raccontano la storia come persistenza, durata, memoria, falso movimento di una città che non trova mai pace. Ed è qui che abita Scava, il cinema di Martone, trasformando, un po' come accade anche in certe tele caravaggesche, i muri in segni paradossali che non chiudono ma anzi aprono lo sguardo. Sono muri sbrecciati, pieni di crepe, di ombre, superfici materiche su cui proiettare visioni, incubi, possibilmente tra il finire della notte e gli inizi del nuovo giorno. Il riferimento più puntuale del confronto tra Martone e Caravaggio è il documentario del 2004 Caravaggio, l'ultimo tempo, che se ci fosse tempo e se riuscissimo vi avevo portato in una... Caravaggio l'ultimo tempo, si può far partire, io continuo a parlare, è un esperimento di sguardo sul doppio corpo della città, quello dello spazio e quello dei volti del popolo di Napoli, con cui si compone una trama corale che comprende anche la voce, la figura del pittore e l'inserimento di particolari delle sue tele. Grazie al montaggio, che crea un'interpellazione continua tra i diversi piani, la città presente, i volti, la pittura, il pittore in fuga, è come se Caravaggio funzionasse per restituire narrativa a Napoli e al suo popolo, e viceversa. In un sistema di tremende storie di assassini, di mistici e sicari, questo per esempio il delitto da chiarire, investigare, non è quello di una certa notte in una casa a Napoli, alle strade da cui passa nella parte iniziale del film il protagonista di Morte di un matematico napoletano, o anche ai vicoli su cui si affaccia la Madonna delle sette opere di Misericordia. Caravaggio l'ultimo tempo fu realizzato per la mostra omonima al Museo di Capodimonte nel 2004 e farà poi parte di un trittico teatrale dedicato anche a Leopardi, Anna Maria Ortese. Perché Leopardi, Anna Maria Ortese e Caravaggio? Perché spiega Martone, in qualche modo dandoci anche degli indizi che possono aiutarci a continuare a riflettere poi sulla persistenza e la memoria del caravaggismo, sono tutte figure non napoletane, ma che con la città hanno stabilito un legame profondo, quindi una dialettica di presenza-assenza, appartenenza e inappartenenza. È un modus operandi che è avvicinabile per vertigine creativa e compositiva al capolavoro di Caravaggio, Sette opere di Misericordia, un'opera che, come mi avete insegnato, abita a Napoli da sempre e per sempre, secondo le disposizioni della Congregazione del Pio Monte, che ne vietò illimitatamente la vendita e lo spostamento, come se il racconto delle sette opere di misericordia corporale, così come era stato concepito da Caravaggio, con cui corpi disperatamente popolari, come scrive Longhi e come Martone ripropone proprio sul cartello nero che avvia il film, avviluppati in una scenografia di carne e disperazione che scappa fuori dalla cieca oscurità dei vicoli, come se tutto questo appartenesse in una maniera assoluta allo spazio fisico e simbolico napoletano. In certe tele caravaggesche che la foggia diversa, incongrua anche degli abiti, le toghe romane indossate da Gesù e vestiti seicenteschi degli altri personaggi nella vocazione di San Matteo, per esempio,
creano degli anacronismi paradossalmente eloquenti, perché parlano di epoche lontane riconfigurate però e montate per stare assieme, costruendo nuova memoria e nuova percezione, come se si trattasse di costruire un terzo tempo. E questo è quello che accade anche in Caravaggio, l'ultimo tempo di Martone, che mette in dialogo intenzione, sguardi e biografie provenienti da temporalità e codici diversi, reinventando un immaginario che non riguarda solo questo singolo film, ma attraversa in un certo senso tutta l'opera di Martone, che si incontra con Caravaggio e potremmo dire anche con il caravaggismo, per il modo in cui la carne, il corpo, la morte diventano luoghi di verità ultima, componendo un realismo visionario iconico, vertiginoso, quanto assomiglia, per esempio, quanto si ripensa anche guardando l'abito rosso di Delia nell'Amore molesto a quel rosso dell'abito della Madonna, almeno io ci penso nella morte della Vergine di Caravaggio. Siamo dentro i codici stilistici di un realismo infiammato, funebre, fantasmatico, messo paradossalmente in dialogo con la contemporaneità, come accade anche nel Sindaco del Rione Sanità o in Nostalgia. Ora, questo modo di far dialogare Caravaggio e Martone, dicevo all'inizio, riguarda una maniera complessiva di costruire sguardo, che fa della rivoluzione di Caravaggio e del caravaggismo, mi pare, una sorta di situazione cinematografica avant la lettre, come se l'invenzione del cinema in quanto dispositivo tecnico facesse esistere tecnicamente situazioni che noi un po' già viviamo attraverso certe tele seicentesche. Per spiegarmi meglio provo a tornare ai muri, perché la narrativa visuale dei muri ci aiuta a capire come l'opera di Caravaggio e il caravaggismo siano, come già accennavo, esperienze che in un certo senso già includono e ci fanno fare un'esperienza proiettiva di tipo proto-cinematografico. Mi aiuto con le immagini che abbiamo della prima ripresa cinematografica di cui ci resta notizia. Forse Alessandra, scusami, sono un po' imbranata. Dura un secondo, guardatela. Eccola, si può riguardare il loop anche 2 o 3 volte. Man Walking Around the Corner è la prima traccia che ci è rimasta di cinema, risale al 1887, un brevissimo filmato. Si vede un uomo camminare vicino all'angolo di una strada. Vedere e chiedersi cosa sta accadendo, cosa sta facendo accadere quell'immagine, diventa un'esperienza unica nel senso di unità, percepibile nel tempo, dinamicamente. E tra l'altro, dopo aver letto il bel catalogo che avete fatto, mi viene voglia di dire che è anche interessante osservare che arriva da destra verso sinistra, e questo è anche un dettaglio che è stato più interessante per me dopo aver letto il saggio di Francesco Rubini su Amore al Fonte, dove si osserva come la freccia entra dal mondo dell'atelier nel quadro proprio da destra verso sinistra, quindi invertendo anche la direzione di lettura. Qual è la simmetria? La simmetria è proprio il tradimento delle aspettative normali di percezione. L'uomo appare dalla parte posteriore di una specie di muro e anche qui dunque c'è una narrativa sprigionata, vi chiedo scusa se sto dicendo molto rapidamente, sinteticamente, aspetti che andrebbero sviluppati anche meglio, una narrativa sprigionata dalla dialettica visibile-invisibile, Around the Corner, sì, è il titolo di questo
di questo testo. Vedendo ci si rivela un'azione di cui restano misteriosi i presupposti, come accadeva anche stamani guardando tante tele di Cecco. Questa mancanza di stasi, questa inquietudine spaziale produce un dinamismo anche di tipo temporale. Cinemagrafein, cinema è scrivere in movimento, il cinema è fatto di immagini in movimento e immagini tempo, come ha spiegato Deleuze nei suoi due libri omonimi dell'83-85, che però riprendono, come Deleuze stesso spiega, espressioni che erano state usate quasi un secolo prima da Henri Bergson in Materia e Memoria, saggio sulla relazione tra corpo e spirito, 1896, un testo fondativo proprio per questa capacità di farci guardare e riguardare le immagini e la nostra percezione delle immagini attraverso la memoria e ragionare appunto sulle immagini tempo e le immagini movimento. La drammaturgia visionaria del movimento incarnato nei corpi è un primo importante punto possibile, direi, attraverso il quale Caravaggio e i caravaggeschi già preparano un nervosismo delle immagini da cui prende vita il cinema. Penso in questo senso anche al martirio di San Matteo e la cacciata dei mercanti dal Tempio, che anche Gianni Papi ha messo proprio in simmetria, in dialogo nel suo saggio, nel catalogo. Naturalmente, avviandomi verso la fine, ci sono molti altri aspetti che noi possiamo fissare proprio in questa mappa, in questo ponte che fa dialogare il Caravaggio con il cinema e già ci fa vedere quanto certe tele caravaggesche già includano, comprendano un'essenza, un'energia cinematografica. L'uso intermittente di luci e ombre per costruire e comporre i caratteri della scena e dei personaggi e procurare l'effetto intenso e misterioso anche di quello che è accaduto. Caravaggio del resto è considerato da molti critici, registi e cineasti il vero inventore della luce cinematografica. C'era un intervento uscito già nel secondo dopoguerra, che si intitolava Il regista Caravaggio. Però l'uso della luce funziona proprio per creare un illusionismo enigmatico. E su questa strada naturalmente la dialettica fra visibile e invisibile. E poi, diciamo... In conclusione, una questione di cui così tanto spesso, stamani anche visitando la mostra, capitava di ragionare, che è quella della spettatorialità. Guardando il martirio di San Sebastiano, no? Eravamo colpiti insomma, da quella figura di spalle che entra da sotto nel quadro, però introducendo proprio uno sguardo. Ma d'altronde quella tela è tutta piena. Sono cinque gli sguardi che in maniera diversa si assumono ognuno una posizione diversa proprio di tipo spettatoriale. Quindi la spettatorialità come strategia compositiva all'opera dentro la tela come al di fuori. E tra l'altro in questo senso sono colpita anche dai rapporti tra la pittura di Cecco e Savoldo, sottolineati da Gianni Papi, quel quadro con l'adorazione dei pastori e il pastore alla finestra, va molto anche nel senso della costruzione di questa spettatorialità. Sono quadri, quelli caravaggeschi, che sono racconti visuali animati da persone irrequiete che si guardano e chiedono anche a noi al di fuori di guardare quello che guardano e che a pensarci è precisamente l'esperienza del cinema che ci chiede di guardare proprio cosa ha guardato e ha visto un altro sguardo, quello della camera. Grazie.
Va bene. Grazie a Maria Cristina Rodeschini, che rincontro dopo tanti anni, e con Gianni Papi invece siamo stati più in contatto ogni qualvolta ce n'è stata l'occasione, perché Cecco appunto ha almeno 4 dipinti in cui gli strumenti musicali svolgono un ruolo importante e al tempo stesso un pochino misterioso, che ancora non abbiamo ben chiaro. E dunque, in quanto specialista di strumenti musicali, non di dipinti, di dipinti con gli strumenti musicali, io ho cercato di dare alcune indicazioni che vi illustrerò ora su questi due dipinti in modo particolare, cosiddetto fabbricante di strumenti musicali, delle due versioni che abbiamo visto affiancate, e poi su altri due dipinti, il terzo anche qui, il quarto lo scoprirà prima o poi in qualche condizione privata Gianni, l'angelo musicante, da qualche parte deve stare. In ogni caso, la definizione di fabbricante io non la metterò in discussione, perché sarebbe un cambiamento troppo energico e credo che avrebbe un impatto anche forse devastante su tutte le citazioni e i rimandi in altri testi. Sta di fatto che tutto può essere tranne un costruttore di strumenti musicali. Questo non ho il minimo dubbio, avendo anche scritto un libro che si intitola Strumentario, il costruttore di strumenti musicali della tradizione occidentale. Credo di averne ma noi ci, appunto, manteniamo quello che disse Longhi come titolo, va benissimo, purché però si sappia che questi due personaggi non possono essere un costruttore di strumenti musicali, tanto che ho pensato di portarvi invece un costruttore di strumenti musicali che è in due dipinti che sono passati all'asta, non so dove siano finiti, in collezione privata, di un liutaio lucchese, dipinti da Pietro Paolini, che è un altro dei pittori che per ragioni appunto di affinità ho molto frequentato insieme a Vascenis, con Enrico De Pascale e altri pittori che si sono occupati di strumenti musicali. Questo è un costruttore, cioè questo è uno che sta sopra l'oggetto con tutta la passione e l'impegno che noi abbiamo visto infinite volte, avendo frequentato tante botteghe di costruttori di strumenti musicali e personalmente anche proprio di liutai costruttori di violini. Ecco, questo è tra l'altro perfino identificabile, come vedete ha un abito da artigiano, non nulla di tutto ciò, quindi questa è la prima considerazione che vi pongo. Ma se lo spegnessimo? No.
sui particolari che vedo, poi l'interpretazione. Poi il sì, starà ovviamente agli storici dell'arte che qui sono presenti definire meglio e accettare o interpretare queste cose. Certamente questo violino è rotto ed è un violino che ha anche un tipo di costruzione della F. Questo dovete sapere che è stato un elemento cruciale nella storia della liuteria, nel senso che queste strane forme, che cosa fanno? Impediscono la vibrazione di un certo tipo di modi di vibrazione, cioè sulla tavola armonica si sviluppa un movimento che naturalmente noi non vediamo, ma possiamo vederlo se utilizziamo dei macchinari speciali. Una volta c'erano le cosiddette lastre di Chladni, che sono quelle in cui, trofinando con un archetto, la sabbia si distribuisce in onde specifiche. E insomma ce lo insegnavano in vario modo a suo tempo. Adesso c'è l'elettronica, ci sono le ricostruzioni informatiche, si può fare di tutto. Però dovete sapere che anche se non si vede, la tavola armonica di un violino vibra con dei modi di vibrazione, cioè con delle onde sostanzialmente, o almeno apparentemente tali. Se voi fate un foro, che cosa fate? Impedite la vibrazione di quelle onde che lì avrebbero avuto esistenza o origine o centro. E in sostanza servono per far passare i bassi, sono dei filtri passabasso, quindi agevolano l'emissione dei suoni bassi, che sono il problema di questi strumenti, perché sono tutti più corti di quanto dovrebbero essere, il che penalizza l'emissione delle note basse. Tutto questo per dirvi che cosa? Che un professionista che suona il violino non può fare a meno di questo, cioè non può fare a meno del fatto che uno strumento sia efficiente. Questo non è un professionista. La stessa cosa si potrebbe dire dell'altro, perché anche questo strumento, che grazie a Gianni ho in una foto luminosa, è uno strumento fessurato allo stesso modo. Sotto la piega della F e sopra la piega della F c'è una lunga fenditura. Le corde sono dello stesso spessore, il che è una stranezza, perché le corde non possono essere dello stesso spessore in un violino. Sono rotte, peraltro sono solo due, e qui forse anche, ecco, no, qui sono quattro invece, si vedono bene, è vero, però sono tutte dello stesso spessore, una stranezza, perché le corde dei nostri strumenti non possono essere tutte dello stesso spessore, altrimenti non si spezza la corda acuta o non si sente quella grave. Però Renato, potrebbero essere quattro anche quello di Londra, perché il quadro è conservato peggio. Ok, è conservato no, benissimo, appunto, però resta la considerazione. Tutte e quattro uguali. Esattamente, questo è il punto che volevo farvi notare. Poi c'è un altro fatto che oltretutto incide ancor più sulla considerazione che ho fatto inizialmente. Le corde si montano notoriamente alla fine dello strumento, cioè quando tutto è finito si fa la cosiddetta montatura, che significa appunto montare le corde, spostare il ponticello. All'interno c'è l'anima, per chi non lo sapesse, tanto che nel 2005 abbiamo fatto una mostra che si intitolava, una mostra sull'origine del violino, che si intitolava Un corpo alla ricerca dell'anima. Sarebbe un legnetto, un cilindretto di legno che è posto in posizione trasversale, quindi va dal dentro, dalla parte dei bassi, va dal punto dove il ponticello tocca, e quindi dalla tavola armonica fino al fondo. E questo passaggio, un passaggio cruciale, è la cosiddetta montatura, che è la parte terminale del lavoro di costruzione di un violino. Quindi se ci sono le corde dovrebbe essere già costruito, e allora non si spiega perché è rotto. Insomma, varie considerazioni che spero vi tornino utili in qualche modo. Io ho notato anche altre questioni, cioè che ovviamente voi conoscete benissimo, soprattutto quelle del vestiario, che è assolutamente inadatto
per un costruttore, mentre invece secondo me come giocoliere. Ma c'è una delle definizioni che poi ho visto che è nel titolo del quadro esposto, quello appunto di Conjurer, che proprio vuol dire questa cosa qui, il prestigiatore, no? L'illusionista, qualcuno che fa dei giochi, magari anche con quello che pensavamo un fischietto, invece è una caramellina. È una caramellina. Sì. Perché, non so se posso dirlo, cioè delle caramelline? Sì, lo direi tu. Lo dirò anche. No, vabbè, lo lasciamo, perché appunto è una novità questa del cestino, che poi vedrete in foto adeguate, questa non lo è. Comunque, qualunque cosa abbia in bocca, che sia una pallina, che sia una caramella di piccole dimensioni sferica, con le quali magari faceva un gioco con la lingua, perché no, l'abbiamo visto fare dai clown, cose di questo genere. Raccontavo prima che Gassman lo faceva coi budini, mi ricordo benissimo che faceva uno sketch dove mangiava i budini, il creme caramel in un colpo solo, faceva uno scherzo esilarante. Insomma, dal mio punto di vista, anche se si trattasse di un musicista, sarebbe un musicista veramente, veramente sui generis, come ho detto, un saltimbanco, un menestrello, qualcosa di questo genere. Menestrello forse non avrebbe un cappello così importante, troppo importante, però un illusionista, perché no, ce lo potrebbe anche avere, un prestigiatore, una forma di giocoliere che non sappiamo. Certo sembra prendersi gioco anche di noi, ecco, perché sembra voler dire qualcosa con tutti questi oggetti sul tavolino che non saprei dire che cosa possono voler comunicare, ma certamente un significato ce l'hanno. E detto questo, poi magari aggiungiamo qualche cosa in sede di dibattito eventualmente. Io passerei all'angelo musicante, che è un altro dipinto, purtroppo credo che questa sia l'unica foto, l'ho presa da... C'è anche a colori. Ah, c'è anche a colori, quello sarebbe meglio. È pubblicata nel catalogo. Ecco, allora la riprenderò da lì. Così posso dirvi alcune cose su questi due strumenti, che sono uno strumento molto grande rispetto alla media delle cetere, io preferisco chiamarle così, o cetre se volete, ma siccome questo termine per noi ha troppi significati, meglio usare la variante cetera, così pensiamo al Rinascimento e a poco più, perché è uno strumento che scompare proprio nel primo Seicento in Italia. All'estero ha continuato a lungo, ma in Italia ha avuto una stagione che si conclude nei primi decenni del Seicento, come per tantissimi altri strumenti che scompaiono nei primi decenni del Seicento, e credo che la ragione sia, nella stragrande maggioranza dei casi, il fatto che in Italia dilaga l'opera e l'opera richiede una certa serie di strumenti e non altri. Quindi all'estero la viola da gamba continua ad avere una storia per cento e passa anni dopo che in Italia era scomparsa, e altri strumenti la stessa cosa, e anche questo è uno di quelli che in Italia scompaiono, all'estero invece continuano. Questo esemplare ha delle caratteristiche estremamente verosimili, molto, molto vicine alla realtà di alcuni esemplari conservati, tranne il fatto che è di grandi dimensioni, e sono pochi quelli conservati di queste dimensioni, e conservati bene soprattutto. Lo strumento si suonava con un plettro, aveva, che infatti si vede benissimo nelle dita qui, vedete, tra pollice e indice, ed era uno strumento con un'accordatura stranissima che aveva solo la cetera e nessun altro strumento di quelli conosciuti all'epoca. Ha una strana accordatura rientrante, adesso non vorrei entrare nel dettaglio, comunque appunto assolutamente unica rispetto a tutti gli altri strumenti a pizzico conosciuti. Certamente noi abbiamo una fonte per noi musicologi assolutamente iperattendibile, che è
il Syntagma Musicum di Michael Praetorius, un trattato gigantesco che parla di ogni cosa che abbia a vedere con la musica e gli strumenti musicali, e l'organo in modo particolare, al quale dedica un intero libro di 3 libri usciti 1618, 19, 20, insieme con delle tavole di straordinaria fattura, tra l'altro tavole che forse sono il primo caso nella storia di misurazioni con unità di misura proporzionale. Quindi all'inizio c'è scritto questo è mezzo piede di Braunschweig e poi tutte le misure sono date con quel riferimento all'interno. Siamo nel 1620, è una cosa veramente avveniristica. Dunque Praetorius dà un'accordatura per questo strumento a 6 corde doppie, si chiamano anche cori di corde quando sono doppie, vuol dire che vengono suonate insieme e non possono essere distinte l'una dall'altra, quindi sono 6 gruppi di 2 corde ciascuna. Credo che questo sia invece molto facilmente... Sì, questo è uno strumento che suona, che sta suonando e di cui potremmo anche dire che nota sta suonando, però non vorrei esagerare. Come vedete lo strumento, a differenza di tantissimi altri, ha delle traversine fisse di metallo secondo uno schema che più o meno è quello che ho riportato qui. Ce ne sono tantissime varianti sia negli strumenti conservati sia nei trattati dell'epoca, però la disposizione è molto simile e comunque se ci sono punti dove, come in questo caso, aspettate che, ecco, dovrei aver trovato il mouse, vedete, manca la traversina più corta in mezzo che serve per fare il semitono sostanzialmente, questo significa che in questa distanza c'è un tono intero, quindi si passa da re al mi, per esempio, dal do al re e non al do diesis o al re diesis. E tornando al nostro, vedete che anche qui ci sono, come nel trattato di Falès che ho fatto vedere prima, ci sono delle traversine che servono solo per le corde più acute. E noi potremmo appunto anche fare un'ipotesi di quella che è la costruzione. Caratteristica di questi strumenti è anche quella di avere i piroli sagittali, come vengono talvolta chiamati, cioè come saette infilati a punta, mentre normalmente gli strumenti musicali, voi lo sapete, ce li hanno laterali, no? Ecco, questo tipo di strumenti musicali. È una caratteristica sua. Altra caratteristica è quella di avere le corde di metallo. Non so se questo dice qualche cosa, però tenetelo presente, perché questi strumenti sono tutti con corde metalliche. E qui allora sì che le corde sono più sottili e quasi uniformi come spessore, perché quando c'è di mezzo il metallo è molto, ma molto più gestibile lo spessore della corda rispetto a quando, come è il caso dei violini, si tratta di budello. Altre caratteristiche sono queste decorazioni, anzi prima ancora questa qui, non so se si aumenta, mi pare di sì. Vedete che qui si notano anche piuttosto bene gli ordini di corde o cori di corde, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quello che è affascinante è questa decorazione che c'è non così, altrimenti ve l'avrei portata, ma comunque con una parte intagliata alla fine della tastiera in alcuni strumenti superstiti. Qui sono 2 capitelli ionici inclinati e dalla loro congiunzione spunta una picca, una punta, una spadina, qualcosa di questo genere. Tra l'altro è riprodotto con incredibile verosimiglianza questa rosetta, noi la chiamiamo così, che sarebbe il decoro traforato che sta sopra la buca, le cui funzioni sono ancora oggi molto discusse perché non ci mettiamo d'accordo, un po' come gli storici dell'arte, a volte alcuni dicono che ha una funzione, altri dicono che ce n'è un'altra. Comunque la rosetta traforata è un altro dei giochi dei liutai in cui impiegano un tempo incredibile per fare una decorazione sostanzialmente poco più. Passo al violino, che è un altro aspetto molto interessante di questo dipinto, perché
il violino non è un violino e basta. Questo violino ha un ponticello che ci fa riflettere, perché lo vedete, è piatto sostanzialmente. Un ponticello piatto non consente di isolare una o due corde come facciamo abitualmente quando si suona il violino, ma prevede l'uso dell'archetto su tutte e quattro le corde insieme, che è una tipica tecnica ripresa da uno strumento antico che si chiamava lira da braccio. Chi ricorda il Parnaso di Raffaello l'avrà in mente, uno strumento che aveva una forma diversa da quella del violino, ma i violini che imitavano la lira, come per esempio nell'opera 8 di Biagio Marini, dove ci sono violini suonati a modo di lira, potevano essere fatti in questa maniera. Vi faccio presente che questo è l'unico caso che io conosca di violini a modo di lira, e che quindi è importante per noi anche per questa ragione, che non c'entra ovviamente con ciò che può dire agli storici dell'arte. Si tratta di uno strumento con fattura assai diversa da quella cremonese, da quella bresciana, ha un tipo di F che poi sarà abbandonato del tutto. Noi fissiamo l'attenzione ovviamente su questi, anche su questi particolari, ed è appunto un'altra peculiarità, insieme con quello che mi impegno da adesso in poi a decifrare. Questo è un Magnificat, ce lo dice la scritta, lo vedete che è quarti toni tenor, cioè è la parte staccata del tenore. Di solito le messe polifoniche, i Magnificat, tutti i brani musicali religiosi e anche non, erano in quattro parti, ma potevano essere molte di più e qualche volta di meno. E naturalmente ognuno aveva la sua parte staccata, quindi c'era il cantus, il soprano, il tenor, e poi c'era il bassus, l'altus, scusate, il tenor e poi il bassus. L'identificazione viene da queste parole, io l'ho ritrovate e lette forse in una versione, in una fotografia un po' migliore di questa, dove si dice et divites divisit inanes, e poi c'è il segno di ripetizione tipico delle nostre parti rinascimentali. Quando la stessa frase viene ripetuta due volte in un brano, si mette una I e una I lunga per dire la seconda volta, quindi si sa che senza doverlo ristampare, perché immaginate ogni volta era un costo naturalmente. E poi c'è qui sotto ad padres nostros, e poi c'è in secula, insomma è facilissimo, è il testo di un Magnificat. Magnificat di quarto tono ne ho trovati tanti, quindi per il momento posso semplicemente dire che non è quello di Palestrina, di Giovanni Pierluigi da Palestrina, perché quello l'ho guardato tutto, però ne hanno scritto, Lassus ha scritto un Magnificat al quarto tono, Gombert e altri autori che prima o poi, se avrò tempo, passerò in rassegna. Ecco, e no, allora questo lo lasciamo da parte, però sì, perché se sono andato oltre vi chiedo scusa. Magari tanto poi, se c'è del tempo, ci torniamo sopra. Qualcuno parlerà sicuramente del flautista, che, come ho detto, questo posso ripeterlo, questo non è un flautista, è un uomo con flauto. Poi magari spiego perché più avanti. Grazie dell'attenzione. Adesso passiamo a Maria Cristina Terzaghi. Il titolo del suo intervento è Il concerto di Antiveduto Grammatica, musica e musici al tempo di Caravaggio. Provo a usarlo, comunque mi sentite che ho una voce molto squillante. Allora, ringrazio moltissimo per l'invito Maria Cristina e Gianni,
E poi insomma sono molto felice di essere qui in questa occasione, perché trovo che la mostra sia stata qualcosa di veramente eccezionale. È la prima volta che vediamo queste opere quasi tutte, sicuramente tutte insieme, e non posso che complimentarmi e felicitarmi per questa splendida occasione. I dipinti a tematica, leggo però sintetizzerò, dipinti a tematica musicale assai diffusi a Venezia nel XVI secolo erano invece molto rari nelle raccolte romane tra la fine del 5 e il principio del 600. Fu Caravaggio ad invertire la rotta, forte degli insegnamenti milanesi dello stesso Simone Peterzano, un vero specialista nel tema, che aveva ampiamente praticato nel suo apprendistato veneziano tra Tiziano e Veronese, e probabilmente anche grazie ad un soggiorno lagunare che ormai la critica è concorde nell'ipotizzare. E proprio qui all'Accademia Carrara, in una mostra di straordinaria qualità ma purtroppo penalizzata dalla pandemia, si è illustrato l'importanza di Peterzano per la nascita del genere in area milanese e di rimbalzo romana. Qui ho messo solo uno degli esempi, alla mostra c'era una sala interamente dedicata a questo tema. Una volta giunto a Roma, infatti, il Merisi introdusse la tematica sulla scena artistica capitolina, riscuotendo, come noto, un successo strepitoso, soprattutto presso quei collezionisti, e lo vedremo appunto, che apprezzavano la musica e il teatro al pari della pittura. Il suonatore di liuto, che tutti conoscete, ma qui ho messo, presente sia nella collezione del cardinale Francesco Maria del Monte, di identificazione a mio avviso ancora incerta, che in quello di Vincenzo Giustiniani, che è questo che vi mostro, che invece è certamente il capolavoro che si trova a San Pietroburgo al Museo dell'Ermitage, e i musici, anche questo lo conoscete ma insomma lo rivediamo, che era in collezione del Monte certamente, oggi si trova al Metropolitan Museum di New York, furono quadri amatissimi dai mecenati romani, e questo noi lo possiamo sapere perché sono state tirate numerosissime copie di questi dipinti. Le lettere di Mancini ci raccontano che era, cioè, proprio già fin dal, praticamente quasi dal momento in cui Caravaggio lasciò Roma, e quindi andavano a ruba sul mercato romano. Caravaggio, come spesso avvenne, lanciò un genere, o comunque sostenne fortemente un genere, e il mercato fece da cassa di risonanza. Una volta allontanatosi da Roma, in mancanza di opere del maestro da acquistare, la pittura dei suoi seguaci venne considerata da mecenati e collezionisti altrettanto degna di apprezzamento. Per quanto riguarda il genere del quadro a tematica musicale, un esempio luminoso a mio avviso costituito dal Lamento di Aminta di Bartolomeo Cavarozzi, di cui qui abbiamo una bellissima versione, qui invece mostro quella del Louvre, ma è, come appunto discutevamo oggi, nota in moltissime versioni, e che ricordo in un documento molto precoce, una licenza di esportazione del 1615 che venne trovata da Elena Fumagalli, viene assegnato allo stesso Merisi, quindi c'è una sorta di scambio. Ma se non sorprende che un giovane talentuoso come Cecco del Caravaggio, e lo abbiamo visto stamane adesso nella relazione che mi ha preceduto, o come lo stesso Cavarozzi, abbiano percorso queste strade, è assai meno scontato che un artista di tutt'altra generazione e formazione pittorica come Antiveduto Gramatica si trovasse a cimentarsi, qui vi faccio vedere ovviamente il ritratto di Antiveduto di Ottavio Leoni e quello del cardinale Francesco Maria del Monte, e si trovasse a cimentarsi con questi soggetti. La carriera romana del pittore è stata recentemente anticipata. Egli era già attivo, ora lo sappiamo, nella città capitolina alla fine degli anni Ottanta del Cinquecento. Grazie agli studi del nuovo millennio siamo ora in grado di dettagliare meglio il ruolo non marginale della sua bottega alla fine del Cinquecento, la rete di relazioni di mecenati, artisti importanti nella quale era inserito, e Gianni ha contribuito non poco a questa ricostruzione. Antiveduto era noto come capocciante, esperto cioè nella produzione di copie di santi e ritratti, e certamente contribuì
alla formazione di quella raccolta di ritratti di uomini illustri che si trovavano a Villa Medici per volontà del Granduca. Le fonti narrano che lo stesso Caravaggio transitasse per la bottega del Gramatica contribuendo a questo genere di produzione che prevedeva ritratti in serie. L'attività di Antiveduto per i Medici, se non la vicinanza della sua bottega ubicata non lontana da San Luigi dei Francesi, gli diede certamente l'opportunità di conoscere il Cardinale del Monte, che lo prese sotto la sua protezione. Nell'inventario dei beni del Cardinale, al momento della sua scomparsa, sono infatti registrate ben 10 tele dell'artista, un numero decisamente elevato. Massimo Pulini, ecco, tra di esse compare un concerto. Massimo Pulini, cui si deve la prima pubblicazione non di quest'opera ma dell'opera che abbiamo visto oggi in mostra, e soprattutto Pierluigi Carofano, che anche lui conosceva il dipinto e l'ha studiato, presumevano che il dipinto, ripeto, quello della mostra e non questo, oggetto del mio intervento, fosse quello appartenuto al Cardinale. Ecco, lo cito perché in un primo tempo si pensava che quel bellissimo concerto che abbiamo visto sotto appartenesse al Del Monte. Ma grazie agli studi successivi è stato possibile chiarire, e anche questo lo dice bene Gianni in un suo contributo recente, che al Cardinale in realtà apparteneva un altro concerto di Antiveduto Grammatica, che è salito anche alla ribalta diciamo della cronaca recentemente, perché si conosceva il frammento che voi vedete sulla destra, il suonatore di Tiorba o Arciliuto, ecco, poi dobbiamo aprire una discussione su questo, che si trova alla Galleria Sabauda, e è comparso, per quanto mi riguarda, ma magari Gianni tu lo conoscevi prima, a Maastricht dell'anno scorso. Sì, io appunto mi fu fatto vedere e io riconobbi la scoperta, feci la scoperta che... Esatto. Anche il proprietario l'aveva immaginato che si trattava. Esattamente, della adesso parte mancante. Vediamo la vicenda brevemente. E vedete che questo frammento, che è comparso appunto in questa fiera antiquaria, ma che appunto era stato mostrato a Gianni, su cui Gianni poi ha scritto un testo molto significativo. In realtà apparteneva a un'unica composizione, che è quella che voi vedete, che era nota da una copia che era già nota agli studi molto prima, ma che facilmente poteva in questo caso essere ricostruito. Poi è stata fatta anche tutta l'analisi dei vari frammenti, e come giustamente illustra anche Gianni in questo libro, c'era una parte mancante che voi vedete, che è illustrata dalla copia, ma non, e quindi le misure coincidevano, e quindi in realtà non poteva che essere questa parte di questo concerto. Allora, giusto per dovere di cronaca, diciamo che la copia era nota già a Foss addirittura, e poi fu riconosciuta anche da Roberto Longhi, il quale ha pubblicato diciamo il frammento del suonatore come Antiveduto Grammatica. Poi è interessante un passo ulteriore, perché dal punto di vista iconografico la vicenda della tela è stata poi approfondita da Piera Giovanna Tordella, che ha proposto di riconoscere nel suonatore il musicista Cesare Marotta e nella giovane la moglie napoletana Ippolita Recupito, che era una cantante, celebre cantante del tempo, chiamata a tutte le corti perché si esibisse, e dicono le fonti, forse meno bella ma non meno brava della sua eterna rivale Adriana Basile, di cui poi anche a cui poi accenneremo. E dunque questo confronto è stato fatto sulla base naturalmente del ritratto che Ottavio Leoni fa della Recupito. Sono temi anche molto noti ovviamente a Iuri Primarosa, che ha scritto, a Iuri che lo vediamo qua, che ha scritto la monografia su Ottavio Leoni. È indubbio che la cantatrice sia la napoletana Ippolita Recupito, al servizio del cardinale Alessandro Peretti Montalto, nel cui palazzo romano la cancelleria risiedeva, giacché il volto immortalato nel bellissimo disegno del Padovano è certamente lo stesso ritratto dal Grammatica.
E mentre però, e questo è interessante, per il suonatore di tiorba, quello di prima, o arciliuto, il musicologo molto importante Domenico Antonio D'Alessandro ha proposto una identificazione non con il marotta, scusate ve lo faccio rivedere, ma con un altro personaggio interessantissimo che era Vincenzo Pinti, detto Cavaliere del Liuto, che abitava anche lui nel palazzo del cardinale Montalto. Ora, tuttavia, a mio avviso, invece dobbiamo dare ragione all'identificazione della tordella, che poi è stata accolta anche da Gianni, sul Marotta. Perché? Perché il Pinti muore nel dicembre del 1608 e muore a 65 anni, dunque non può essere ritratto così giovane in questo dipinto. E poi c'è anche un altro motivo che aggiungerò dopo, che riguarda il quadro invece che vediamo qua sotto. Il Cardinale del Monte, fine amatore, quindi questo era il Concerto del Monte, perché, come vi ho messo qui, nell'inventario, non quello che tutti citano, ma in quello del 1628, è perfettamente descritto un giovane che suona un grave organo. Lui dice: con due giovani parimenti che suonano, uno la triorba e l'altro non si leggeva la parola. Sono andata a vedere nell'inventario e c'era chiaramente scritto il ciufolo, era stato mal letto da Wazbinski, ma va bene, in forma di sopraporta. Questo è molto interessante perché questi dipinti sono sempre registrati come sopraporte, quindi questa forma orizzontale diciamo ornava il palazzo proprio perché stavano sopra le porte del palazzo. E quindi noi siamo tranquilli che il quadro è questo perché è descritto perfettamente, mentre il quadro sotto presenta quattro personaggi, cioè non può essere identificato con quello del Cardinale del Monte. Grazie a un recente contributo sempre del D'Alessandro sappiamo che il Del Monte era amico e condivideva questa straordinaria passione per la musica con il cardinale Alessandro Peretti Montalto, che, benché più giovane di circa 20 anni, lo accompagnava per tutta la penisola, e appunto D'Alessandro ha ricostruito questi passaggi, per assistere a spettacoli e intrattenimenti musicali. Aggiungo che il Montalto era probabilmente anche impresario, non solo amatore, e vedremo poi. Allora, inoltre lo studioso ha potuto stabilire che la musica suonata da Caravaggio, e questo è molto interessante, nel celebre dipinto I Musici, era in realtà stata composta da un altro musicista che lavorava per il Montalto, che era questo napoletano Pompeo Stabile. Quindi il passaggio dei musicisti era costante tra i due personaggi. Non è dunque un caso che il prelato si procurasse un dipinto che fotografava la situazione musicale di uno dei trattenimenti più celebri di Roma, quelli che appunto avvenivano in casa Montalto. Ma il Del Monte non era certo il solo porporato a dilettarsi di musica e pittura a Roma in questi anni. Oltre al Montalto, che abbiamo già citato, è importante recuperare il nome di Orazio Lancillotti, che tra l'altro ben conosceva il Del Monte, giacché gli succedette nel 1616 in qualità di prefetto della congregazione del concilio che sovraintendeva l'applicazione dei decreti tridentini. Allora, andiamo avanti, è qui. Figlio di Paolo Lancellotti e di Giulia Delfini, Orazio crebbe in una famiglia strettamente legata alla vita politica della città, incline al revival dei fasti dell'antica Roma, tanto che tutti i sette figli del Lancellotti, ad eccezione di Giovan Battista, furono battezzati con nomi dell'antica gens romana. Orazio era appunto uno di questi. Egli fu educato a Perugia, dove studiò diritto insieme a Scipione Borghese, entrando a far parte della nobile Accademia degli Insensiati, cui partecipavano attivamente alcune personalità di spicco del mondo culturale capitolino. Ricordo in particolare il poeta letterato Aurelio Orsi, fratello di Prospero, grande amico e sostenitore di Caravaggio. Fu forse durante gli studi perugini che Orazio iniziò a coltivare la passione per l'arte, per la musica e per le lettere, che fu già in parte dello zio cardinale Scipione e che lo portò, e questo è molto interessante, ad avvicinarsi in particolare a un intellettuale finissimo come Fulvio Orsini, segretario del cardinal Farnese.
Il legame con l'Orsini fu tanto stretto che Fulvio nominerà Orazio suo esecutore testamentario, dandogli anche parte dei suoi preziosi manoscritti, delle statue e, cosa piuttosto importante per la nostra indagine, due strumenti musicali di eccezionale importanza, uno dei quali doveva essere un cembalo ornato da dipinti di Annibale Carracci, poi smembrati e ora alla National Gallery di Londra, di cui vi mostro qui qualche frammento. Oltre agli interessi musicali e artistici, accomunavano Orazio e il Del Monte il partito filofrancese e la vicinanza al Granduca di Toscana. Nominato cardinale nel 1611, il Lancillotti aveva dato via alla creazione di una collezione di arte e di scultura antica, si preoccupò di abbellire e decorare il palazzo familiare a Via dei Coronari, che ricordo è stato perfettamente studiato da Patrizia Cavazzini. A partire dal 1612 decorò anche la chiesa di San Simeone. Morì ancora giovane nel 1620, lasciando unico erede Tiberio, il fratello, che scomparve anche lì a distanza di soli 3 anni. Non abbiamo l'inventario dei due fratelli post mortem, ma abbiamo quelli degli eredi di Tiberio, che acquisirono tutto il patrimonio familiare. E nell'inventario del 1640 ecco che troviamo al numero 25 un quadro di musica con concerti di strumenti originale dell'Antuveduto con cornice profilata d'oro, e nel suo eccessivo inventario familiare il quadro ulteriormente descritto. Altro quadro di 7 e 5 palmi rappresenta una musica di 4 figure, quindi siamo sicuri che è questa, i palmi coincidono, con cornice color di noce filettata d'oro, si crede ovviamente di mano di Michelangelo da Caravaggio. Tradotte in centimetri, le dimensioni sono praticamente compatibili, anzi quasi coincidenti, con quelli del quadro che abbiamo qua esposto. Il dipinto era conservato nella stanza che guarda verso San Pantaleo. Accanto adesso era appeso anche un altro quadro, qui lo sottopongo perché va ritrovato assolutamente, che è descritto come un concerto a 10 figure con moltissimi strumenti musicali di enormi dimensioni. Quindi doveva essere un quadro straordinario che non conosciamo e non sappiamo di chi fosse. La tela di grammatica è registrata in tutti gli inventari familiari per tutto il Settecento e in seguito, sempre seguendo le vicende della famiglia Lancellotti, passò nel feudo di Lauro per essere venduta nel Regno di Napoli, e questo giustifica il sigillo che è stato rinvenuto della commissione di antichità di Ferdinando II di Borbone, che si trova sulla tela. Il cerchio quindi si chiude intorno a uno dei collezionisti più colti e dilettanti non solo di pittura antiquaria, ma anche e in modo massiccio di musica. Non è un caso infatti che Lancillotti possedette diversi strumenti musicali e la tentazione di vedere nel quadro in esame una vera e propria tranche de vie è molto forte. Il centro della composizione è occupato dalla donna al clavicembalo e dal violinista, in cui sguardi si incrociano intensamente. La loro intesa costituisce il fulcro emotivo della scena, immersa nella musica, che nella pausa tra un movimento e l'altro i due non cessano di comporre insieme con gli strumenti e con il suono delle voci. L'accordo che i due traggono non pare solo frutto, musicale, ma anche frutto di un sentimento reciproco. Gli altri musici, infatti, sembrano spettatori più distaccati. Sul tavolo coperto da una tovaglia di damasco rosso campeggiano spartiti e strumenti. Non è difficile identificare un chitarrone, una tiorba, poi ci dirà il nostro Renato, appoggiato sul tavolo insieme con un rotolo di una musica che, data la presenza di penne e calamaio, il violinista sta probabilmente componendo, accompagnata da un altro strumento che potrebbe forse essere identificato con un cornetto. La donna è intenta a suonare il clavicembalo, il personaggio in primo piano il violino, il giovane sulla sinistra il flauto, mentre quello a destra si diletta dell'arpa. Ora, il confronto tra i due dipinti mette in luce che naturalmente il personaggio è identico e quindi possiamo tranquillamente identificarlo con Cesare Marotta. Attenzione, c'è un particolare diverso però. Marotta indossa qui una catena, una collana, poi vedremo che è un dettaglio piuttosto significativo. L'altro personaggio dovrebbe essere, per quanto ci siano delle differenze, però è molto simile a Ippolita Recupito, e inoltre lo possiamo anche dedurre dal fatto che lei
si esibiva sempre insieme al marito, perché erano appunto legati anche nella vita familiare, mentre il giovane che suona il flauto è molto simile in entrambi i dipinti, vedete che è interessantissimo perché Antiveduto cambia solo, per esempio nel caso della Recupito una è bionda e l'altra è bruna, nel caso del personaggio che suona il flauto anche qui uno è bruno e l'altro è biondo, quindi diciamo che andava sulla base di probabili ritratti che poi di volta in volta rielaborava. La cosa interessantissima è il personaggio sulla destra che suona l'arpa. Allora, questo personaggio dovrebbe, siccome, ecco, facciamo un passo indietro, la Recupito e Marotta lavoravano per il Montalto, erano al suo servizio e appartenevano a questa cerchia di musicisti intorno a questo importante cardinale, il personaggio sulla destra dovrebbe essere quell'Orazio Michi che Vincenzo Giustiniani nel suo trattato sulla musica etichetta come raro suonatore d'arpa doppia. Questa figura si trovava al servizio del cardinal Montalto e è ricordato per la prima volta nel Palazzo della Cancelleria nel 1613, quando aveva solo 18 anni, quindi era molto giovane e tanti ne dimostra, se non qualcuno in meno, in questo ritratto. Questo potrebbe già essere un possibile elemento di datazione, ma ce n'è un altro che ci induce a stringere ulteriormente il cerchio, cioè il Marotta indossa una catena che evidentemente allude a un'onorificenza e questa onorificenza, questa catena non è indossata nel quadro della Sabauda. Dal carteggio di un altro musicologo e melomane come Guido Bentivoglio, signore di Ferrara, appena dopo i travagliati anni della devoluzione, emerge che Marotta fu elargito della croce di cavalieri di Savoia tramite proprio Guido Bentivoglio. La squadra dei musicisti del cardinal Montalto era infatti tra le più ambite di Roma e fino ad un certo punto lo stesso cardinale prestava volentieri i propri musici per gli intrattenimenti in casa degli amici. Per esempio, in casa di Bentivoglio si esibirono più volte gratuitamente, cioè li pagava il Montalto, Ippolita e Cesare Marotta tra il 1610 e il 1611, alimentando la speranza del Bentivoglio di portarli a Ferrara al suo servizio. Marotta ottenne effettivamente l'onorificenza di cavaliere alla fine dell'11, ma la cerimonia ufficiale alla presenza del cardinal Montalto fu celebrata a Roma nel febbraio del 1612. Da quel momento in poi, guarda caso, le trattative per il passaggio ferrarese della coppia cominciarono a complicarsi fino a interrompersi con scuse varie, la gravidanza della Recupito, un'indisposizione del Marotta, ma la più pressante sembra l'indisponibilità di Montalto a privarsi dei propri musicisti. Il cardinale aveva infatti progetti ambiziosi, affidando ai compositori le musiche per i festeggiamenti delle nozze del fratello del 1614, quando andò in scena l'Amor Pudico composto da Jacopo Cicognini. In quell'occasione la squadra era al completo. Marotta suonò il cembalo insieme a Giovan Giacomo Maggi, Ippolita cantò interpretando il ruolo principale di Venere ed infine suonò l'arpa meravigliosamente dentro la nave il signor Orazio Michi dell'illustrissimo Montalto napoletano. Credo dunque che il dipinto qui esposto vada datato dopo il febbraio del 12 per la presenza della catena al collo di Marotta e prima del 14, momento in cui la compagnia si sciolse. Uniti nella vita coniugale, e nella professione, i coniugi Marotta non trascorsero sempre tempi sereni. Ebbero 5 figli, di cui sopravvisse solo Francesca, che nel 1628, data del primo testamento del padre, aveva circa 15 anni. Da quel documento apprendiamo che Cesare però ebbe un'altra figlia naturale, Anna, di cui non si nomina la madre, ma che probabilmente fu quella Margherita Ferraioli che cercò in tutti i modi di far pubblicare il testamento di Cesare. Ad ogni modo, esso fu impugnato invece dalla Recupito, protestando che il marito aveva allora disposto illegalmente di beni che non erano suoi perché erano stati interamente guadagnati dalla stessa Ippolita con i suoi successi di cantante. È chiaro che tra i due non ci fu armonia. La stessa Ippolita fu coinvolta in un poco chiaro incidente domestico di cui si dichiarò colpevole per scagionare il marito che era stato arrestato con l'accusa di averla aggredita.
Il motivo in realtà era la gelosia nei confronti di un presunto amante della moglie. Il triste episodio avvenne al principio del 14, giusto pochi giorni prima del grande festino di cui parlavamo, che si celebrò in febbraio. La coppia, travolta dallo scandalo, preferì lasciare Roma per Ferrara subito dopo lo spettacolo nell'aprile del 14. La tela va dunque situata molto probabilmente prima di questo momento, a mio avviso tra il 12 e il 13, quando ancora regnava l'armonia. Difficilmente infatti Lancellotti avrebbe voluto un dipinto che poteva anche solo alludere a uno scandalo. Considerata la scarsità di opere datate nel catalogo del Grammatica, questo elemento rende l'opera ancora più preziosa. Essa può peraltro essere accostata, e chiudo veramente, ad un altro straordinario dipinto musicale, che è questo, la Santa Cecilia tra due angeli di Treviso. La tela, come hanno dimostrato le recenti ricerche di Catherine Bosi, reca la rappresentazione di un'arpa doppia che Ferdinando Gonzaga acquistò a Roma per Adriana Basile. Reca tutte le armi della famiglia Gonzaga e lo stemma proprio anche della Basile stessa. Eccellente, perché Adriana era eccellente in questo strumento. Per il dipinto ricorre un pagamento del 1613, proprio nei conti Gonzaga, e si può anche identificare nell'angelo che suona l'arpa, si possono identificare le fattezze di, scusate, questo è il ritratto di Adriana Basile di Carlo Sellitto, a cui apparteneva l'arpa, e vedete che nell'angelo si possono probabilmente anche identificare le fattezze di Margherita Gonzaga. Adriana fu l'eterna rivale di Ippolita, tanto che questa scriveva, Ippolita c'è una lettera bellissima che scrive al Bentivoglio di non volere assolutamente partecipare alle feste di Carnevale se vi avesse trovato la Basile. A quanto pare invece Antiveduto non disprezzava affatto di celebrare virtuose diverse. La traiettoria disegnata dai dipinti musicali del Grammatica, iniziata in anni precoci all'ombra dello stesso Caravaggio, rivela nel concerto Lancellotti tutte le sue potenzialità. Antiveduto raggiunge qui, e direi in netto anticipo, un caravaggismo così maturo da dialogare alla pari con i concerti dei colleghi Manfredi, Tournier e Valentin. Il dipinto si colloca dunque come l'anello mancante tra i musici di Caravaggio e i bevitori di Manfredi, prima che nelle taverne la pittura si studiava di immortalare la musica nei trattenimenti dei virtuosi. Grazie. Ecco, Gianni dice che secondo lui non è Antiveduto il quadro di Treviso. Treviso non è Antiveduto, quindi bisogna capire come rimettere, perché vedi anche tutta la dimensione degli strumenti sul tavolo è veramente elementare, è proprio, cioè questo non potrebbe Antiveduto. Essere una copia di Antiveduto? Può essere perché, una no, spiego perché ci sono altri tre dipinti dello stesso tema in cui non c'è l'arpa doppia di Antiveduto, anzi no, due dipinti. E quindi diciamo è sempre stato accostato a quello. Io non sono entrata nel merito ovviamente dell'attribuzione. Ok, quindi vedremo. Quindi è interessante perché allora vuol dire che il quadro del Monte è prima rispetto a quello Lancellotti. Sì, senza dubbio. Torna anche stilisticamente. Sì, ma è tra l'altro questo, però chiunque l'abbia dipinto è del 13 anche questo, perché c'è il pagamento ad Antiveduto, cioè può essere che non l'ha fatto lui, l'ha fatto la bottega, ma il pagamento è registrato nei conti di Ferdinando Gonzaga. Quindi io non mi sono addentrata qua nella discussione, perché sennò, però è registrato, non sarà lui, sarà della bottega, ma lui lo paga ad Antiveduto Grammatica, può essere che l'ha fatto qualcuno del suo ambito, del suo entourage. Lui aveva una bottega molto frequente, riprende molto il quadro di Vienna, insomma, di Antiveduto.
Vediamo, sì, adesso va, eccoci. Mi accodo anch'io a tutti i ringraziamenti, così non ripeto per l'ennesima volta, e possiamo iniziare a parlare invece di quello che è la proposta di lettura delle sole opere di Cecco del Caravaggio per quanto riguarda la moda. Partendo da una premessa, lo storico del costume, se gli si chiede cosa c'è di seicentesco nelle opere di Cecco del Caravaggio, guardandole in prima battuta vi dice nulla, non c'è nulla di seicentesco ad una prima analisi. Ingannevoli dettagli è il tema conduttore di questa lettura che vi voglio proporre, perché da un lato, leggendo solamente proprio in maniera molto superficiale le opere, uno vede elementi che non sono minimamente coerenti con l'epoca di riferimento e di datazione proposta delle opere. Dall'altro lato abbiamo tanti aspetti che sono molto interessanti, che riguardano le forme decorative, sartoriali, i tessili, la lavorazione modellistica, che però sono estremamente fuori moda. Quindi la domanda è: perché sono fuori moda? Perché ci sono dettagli che invece sembrano, poi come vedremo, confutare questo essere fuori moda? E ultimo motivo, ma cosa succede nella moda del primo 600, che vuol dire, per la storia del costume, il primo 600 vuol dire dal 1600 1625. Vi do subito un'informazione fondamentale. Se voi voleste sapere cosa succede da Roma a Napoli per la storia del costume e della moda in quest'epoca precisa, esiste un testo del 1923 di Carlo Merkel, dove traccia dei lineamenti generali del vestire, e poi dobbiamo aspettare il 1953 con Stanley Mary Peirce, che dà un suggerimento sull'interpretazione della moda in Caravaggio e in tutti i pittori che seguiranno Michelangelo Merisi. Quindi vuol dire che dal 1923 ad oggi nessuno sa cosa succede per la storia del costume a Roma e a Napoli. Tenete conto che è un dato estremamente curioso, perché a Roma esiste, a partire dagli anni 20 del Cinquecento, l'Università dei Sartori dei Tessitori, quindi non una congregazione di arti e mestieri, un'università che ha uno statuto molto importante. Problema che nessuno l'ha studiata. Noi sappiamo cosa dice l'atto costitutivo, ma se voi volete sapere che cosa si produce a Roma, buona fortuna, perché non c'è scritto nulla. Iniziamo però a capire cosa succede in quest'epoca complessa. Abbiamo da un lato l'emergere in tutta Europa di quella che è veramente la moda spagnola madrilena, passaggio tra Filippo III e Filippo IV. Ma dall'altro lato succede una cosa importantissima. Abbiamo Cesare Vecellio e Jean-Jacques Brossat che inventano il concetto di storia del costume e la ripresa dell'antico. Abbiamo un mondo nuovo che si apre. Tutto questo va a complicare la lettura di tutti gli elementi vestimentari, già nel nord Italia, che significa da Firenze a salire, ma da Firenze a scendere è estremamente complesso, perché l'influenza poi anche di queste tendenze legate all'egemonia vestimentaria e culturale della moda arrivano molto lentamente. Ma se voi mi chiedete cosa c'è di seicentesco, puramente seicentesco, nelle opere di Cecco del Caravaggio, bene, io vi dico che questo è l'unico personaggio che vi posso dire è vestito coerentemente nell'epoca. Siamo, dal punto di vista vestimentario, tra il 5 e il 15 del 600. Ci si vestiva così. Ci si vestiva con un colletto militare, che è una derivazione da un giubbone cinquecentesco che porterà poi verso la marsina della metà del 600, da 1650 in poi si chiamerà marsina o veste all'italiana, caratterizzato da che cosa? Da una ricca bottonatura a gioiello con bottoni tondi e un piccolo colletto montante, sprovvisto di maniche, ma con delle piccolissime elementi. Se mi alzo vi dà noia? Ok. Allora, se voi guardate in questa zona, vedete questa piccolissima ribattitura e rinforzo del giro manica
che si chiama Baragone, un elemento cinquecentesco che si sta tramutando lentamente verso un qualcosa che sarà del Seicento. L'unico elemento che è proprio di quest'epoca storica. Però siamo così sicuri che non ci sia altro Seicento nelle opere di Cecco del Caravaggio? Partiamo da quest'opera. Ritratto di giovane con colletto a lattuga. Io se lo guardo, questo ritratto, vi dico, ma di seicentesco non c'è neanche nulla. Questo è un abbigliamento che ci va bene tra il 1550 e il 1575. Ma non è così. In questo piccolissimo dettaglio si vede un taglio. La manica di questo elemento che possiamo chiamare sia giuppone sia farsetto. Uso i termini standard che sono di matrice fiorentina, che si usa un po', perché chiaramente ogni area geografica ha la sua terminologia. Bene, questo piccolissimo dettaglio che prende il nome di accoltellatura, un lungo taglio verticale lungo la manica, ci dice una cosa: non siamo più nel 1550-70. Siamo leggermente oltre, ma non siamo ancora nel 600. Siamo massimo 1590, non oltre. Ma se noi guardiamo bene l'opera, noi vediamo che compare, se andate a vedere il quadro da vicino, vedrete che ci sono ancora i nostri baragoni, c'è un elemento superiore che va sopra il giuppone, che è estremamente modellante, e quello è ancora l'elemento che abbiamo visto prima della colazione del Battista, l'elemento seicentesco. Ma non è seicentesco in che cosa? Nei tessuti. Questo è un panno di lana foderato internamente in raso di seta nera, però il panno di lana non si usa più. Il panno di lana è cinquecentesco. E la cromia. Questo nero è un nero che non è di Carlo V, toglietevelo dalla testa, non c'entra nulla Carlo V, ma fa parte della cromia vestimentaria dell'epoca di Filippo II, nel momento in cui la Spagna inizia a determinare l'egemonia vestimentaria in tutta Europa e determina che il nero è il colore della corte. Problema: nel 1600, dal 1600 in poi, il nero non lo si usa. Allora perché c'è questo colore? Perché abbiamo un abito che è sinonimo di trasformazione dal metà del 500 verso il 600, non sull'insieme dell'abito stesso, ma sui dettagli. E ancora di più, l'opera è intitolata Ritratto di giovane con colletto a lattuga. Bene, non è un colletto a lattuga. Questi non sono colletti a lattuga. Quelle che vi ho messo, allora noi abbiamo due tipologie, o tre livelli, in questo caso abbiamo tre livelli tessili, è un lino con orlatura manuale, oggi si chiamerebbe il roulotage, oppure arriviamo a sette, come nell'esempio in basso. Questa si chiama gorgeretta, è l'elemento che parla dell'evoluzione del colletto a lattuga, che è tipico del 1550-70, e lentamente si sposta verso la gorgiera. La gorgiera in Italia arriva molto tardi, arriva quando l'egemonia culturale spagnola sarà molto presente. Ma attenzione, siamo a Roma. Questi, tecnicamente, si chiamerebbero colletti multipli flosci. Non ci piace come termine, però si usa il termine più universale, che è gorgeretta. E però siamo ancora prima del 1600. Se noi andiamo a vedere come erano i colli nel 1600, sono già belle gorgiere, sono belle gorgiere, o nel caso gorgeretta rappresenta già una struttura complessa. Ma perché vi dico che non è ancora 600? Perché il 600 è l'epoca del pizzo e del merletto, soprattutto del merletto a fuselli, merletto d'ago, d'ago libero, d'ago sciolto. E qui abbiamo ancora una semplicissima orlatura con tessuto fissato a quello che oggi chiameremo il punto mosca, punto invisibile. Quindi una cosa molto semplice. Ma ce li abbiamo i colletti a lattuga? Sì. Nella cacciata dei mercanti dal Tempio, qui li abbiamo. Qual è la grande differenza? Colletto a lattuga è una striscia di tessuto che io vado a modellare con arricciatura e mi crea un'increspatura che è quella della foglia di insalata. Si chiama lattuga perché ricordava questo. Ma è attaccato alla camicia. Il colletto, la gorgeretta,
Invece, se mi garba la tengo, se mi dà noia la stacco. Mentre la gorgiera è totalmente staccata, non c'entra nulla con la camicia, è una parte differente. Ma questa riflessione anche su questo dettaglio testimonia che al di sotto io ho una camicia che deve essere costruita sartorialmente in modo tale da poter sostenere questo elemento. Perché in una camicia del 1610, che è una struttura sartoriale complessa, molto più complessa rispetto a quelle degli anni 50 del 500, questa cosa poi non mi ci sta su, cioè vi fa difetto, non la potete allacciare, non la potete chiudere. Ma andiamo oltre. Lì sotto, dove ci sta la gorgeretta, ci sta questo elemento che è il colletto montante ribattuto. Quindi io ho una camicia semplicissima, un rettangolo, taglio verticalmente, arriccio e prendo una striscia di tessuto tagliata in sbieco, la fisso in modo tale che mi fa l'arricciatura e su quel pezzo montante, chiuso da con un bottoncino, vado ad attaccare tutto quello che ci voglia. Ma questo elemento è anteriore al 1600. Ma se vado ancora a guardare di più i dettagli, a un certo punto scopro in maniera per dire, nel senso vedo, che ci sono gli elementi del 600, ma vanno cercati con molta attenzione. Il 600, soprattutto tra il 1595 e il 1625, vede il passaggio da quei colletti che abbiamo visto, li chiamiamo colletti impropriamente perché non lo sono, verso il vero colletto piatto, che troviamo in tantissimi esempi. Colletto piatto, staccato, attaccato, che possiamo chiamare anche goletta o colletto, ne abbiamo infiniti modi. Può essere rifinito sempre con orlatura, oppure cado nel 600, come questi esempi. Sono merletti spagnoli del 1605-1610. Sono realizzati sia sulla profilatura del rinforzo di allacciatura della manica, sia nel colletto piatto. Quella specie di decoro che vedete è il primo merletto ufficiale di matrice spagnola che viene prodotto anche in Italia. E tra l'altro i falsari, parentesi, ricordiamoci sempre che l'Italia nella storia del costume ha avuto il suo successo perché è stata una nazione di falsari a partire dai lampassi serici del 300 sino a tante cose del 900. Quelli venivano prodotti a Napoli. E da Napoli venivano poi commercializzati a Roma. Questi non li troverete mai nel nord Italia, perché si usavano quelli più belli, che erano i merletti veneziani, bergamaschi, bresciani e milanesi. Quindi la camicia è quell'elemento che ci inizia a far capire, però ci sono cose che non ci azzeccano nulla, però ci mette delle cose che sono anche contemporanee, e vale la regola. Io, siccome non ho la macchina del tempo, non è che posso mettere una roba che si è fatta 5 anni se non l'ho messa prima. Immaginate anche voi oggi, se sfogliate Vogue e trovate quello che c'è adesso, non potete sapere cosa sta pensando di fare Versace da 5 anni. La stessa cosa vale per qua. È più facile trovare un qualcosa antecedente, e l'elemento, il dettaglio, perché il diavolo sta nei dettagli, che permette di capire esattamente in che epoca sono. Vediamo un altro esempio. Le calzature. Non c'è una calzatura del 600 manco a pagarla. Queste sono calzature, se vi va bene, massimo 1525. Sono tutte calzature svizzero-tedesche che si chiamano a muso di bue. Vuol dire che sono calzature fatte o in pellame morbido, bufalino, cuoio, bufalo, oppure in stoffa, caratterizzate da dei tagli sia nella parte anteriore del piede così come al tallone, che prendono il nome di trinciature. Nella scarpa si chiama così. Ma nessuno le metteva più. Quindi noi qui abbiamo un esempio di un accessorio o complemento d'abbigliamento che è totalmente fuori epoca. Cioè, pensate domani mattina voi di andare in giro con una scarpa del 1923. Cioè, è totalmente lontano dalla vostra vita. E soprattutto lontano dalla comprensione, ma cercheremo di capire il dopo perché si usano questi elementi. E le lavorazioni tessili. Svegliamo un arcano mistero. Nelle opere di Cecco del Caravaggio
c'è sempre un abito, è quello, torna in tutte le salse, soprattutto per certi personaggi. Anche questo, se voi mi chiedete come si chiama questo abito, io vi devo dire una cosa, non lo so. Questo abito ha, queste variazioni di abito, hanno una base comune. Partono tutti da un elemento, ancora una volta, svizzero-tedesco, che si chiama Männerrock e in italiano viene tradotto con saione. Quando guardate i sediari di Raffaello, vedete questi grandi abiti, quello è saione. Diventano tanto di moda, soprattutto a Roma e a Firenze, ma è la metà del Cinquecento, ma 1560 già non si vedono più. Qual è la particolarità? Un giro manica molto ampio, quindi giro manica è quello che vi unisce il braccio alla parte del torso. La parte del braccio gonfia fino quasi al gomito o può scendere a rigonfiamento fino a metà dell'avambraccio. Parte anteriore estremamente stretta e abbottonata, in genere due o tre bottoni. Vita e torace molto modellato, dal punto vita naturale invece ho l'inserimento di alcuni pannelli tagliati in sbieco che fanno una sorta di gonna. Noi non vediamo cosa c'è dal punto vita a scendere, ma vedere com'è strutturato e modellato da un punto di vista sartoriale i pannelli che compongono il torace e il volume della manica, beh, questo siamo negli anni 25-50 del Cinquecento. E per quanto riguarda anche le decorazioni tessili, qui abbiamo, in questo caso sono stratagliature, vuol dire piglio una forbice e gli do un taglio al tessuto. Perché lo facevano? Motivazione aulica, ispirazione svizzero-tedesca innanziché Necchi, questi avevano gli abiti fatti in questo modo, diventa poi di moda e viene utilizzato da tutti. Motivazione invece pratica, dimostrazione di quanto sono ricco e quanto posso spendere per il tessuto, perché cosa vedo al di sotto? La fodera. Sono tutti rasi di seta, tutti rasi di seta o comunque delle sete unite, foderati all'interno in un raso di seta con colore a contrasto. Ma qui abbiamo una stratagliatura, qui abbiamo una sforbiciatura, quindi vuol dire che, non fatevi trarre in inganno dal nome, non uso una forbice, uso una sgorbia e martello il tessuto e lo lascio sfilacciare. Qui sono profilate i tagli, cioè i tagli sono netti e non vediamo fili che vanno in giro. Qui vediamo proprio il tessuto che si disfa e l'ultima in fondo è la trinciatura. A questo punto io vado pesantemente con una forbice e posso o rifinire a filo oppure lascio libero, creando un effetto che però nel 1590 non è più documentato. Noi abbiamo pochissimi esempi ancora di trinciature in uso in ambito anglosassone, ma in Italia non lo usava più nessuno. Quindi abbiamo elementi che sono fuori epoca. E i copricapi? I copricapi sono un altro esempio di come anche altri elementi che chiamiamo complimenti d'abbigliamento possono far spostare l'epoca storica. I cappelli che vedete, che vengono chiamati cappelli a cupola con tesa rialzata o tesa larga, sono gli stessi che trovate in Lorenzo Lotto, cambia nulla. Cosa li porta nel 600? I materiali. Questo è foderato in seta, gli altri due sono foderati in pelliccia. Hanno l'applicazione di medaglie e gioielli che ci portano subito nel 600. Dal 1600 si usano le medaglie e gioielli come decorazione, ma sono le piume che parlano del 1600. Quindi abbiamo un elemento antico che viene costantemente aggiornato. E vi dico che piume abbiamo, le leggo per come lo ricordo. Piume di struzzo, gallo cedrone, gallo e faraona. Devono essere colorate, cambiate in continuazione. Guarda caso, Roma è il centro propulsore della moda delle piume. E queste piume sono all'interno di un insieme, di un elemento che in prima battuta diceva del 500, no, in realtà sono contemporanei. Se volessimo usare un'espressione del giorno d'oggi, questi sono esempi di refashion. Ho un oggetto e lo riporto nell'oggi. I guanti sono seicenteschi, ma io vi sfido ad andare davanti all'opera e la prima cosa che viene in mente è guardare il guanto. Questo guanto a manopola è del 1000, compare in ambito
olandese nel 1605 e arriva in Italia dopo il 1605, mentre l'alto guanto è un guanto ordinario che troviamo anche in altre esperienze ed è un guanto fatto, entrambi fatti in pellame morbido, dotato di tagli per far uscire le dita, che non servivano per prendere in mano le cose ma per eventualmente mostrare anelli. Ma la cosa bella è che questo guanto è interamente foderato in raso di seta rosso. E la foderatura in raso di seta rossa è un elemento che ci riporta ancora all'inizio del 600. Noi avremmo bisogno anche dell'oplologo. L'oplologo che ci racconta armi, armature e tutto ciò che riguarda il mondo della guerra. Se già gli storici del costume sono pochi, gli oplologi sono ancora di meno, quindi una sottocategoria in via di estinzione, perché le armature sono lo strumento che più degli altri parla del contemporaneo. Partiamo dal personaggio al centro. In questo caso noi abbiamo un'armatura molto specifica, si chiama corsaletto ad anima o alla spagnola, specifico dei primi 20 anni del 600. E gli altri non sono in epoca. Perché? Alla nostra sinistra abbiamo un corsaletto con spallacci d'arme. Questa è un'armatura da torneo del 500. E quello là, invece, è un mix di elementi che provengono da varie epoche. L'elmo è del 300. Il corsaletto, o la parte di copertura del torace, invece è del 1590. Le armature ci danno esattamente in che momento ci troviamo. E vi dico anche da dove arrivano. Questa vi ho detto che è spagnola. Questa è bresciana, quella è milanese. Quindi le caratteristiche tecniche che vengono tutte poi descritte anche in una serie di manuali che vennero pubblicati negli anni 80 proprio dal Ministero, sappiamo esattamente riconoscere dove siamo e cosa vediamo. Andiamo ancora oltre. La grande novità non riguarda la moda e basta, ma le figure angelicate. Queste per me sono l'espressione più bella. Perché? Perché la tradizione voleva sempre che le figure angelicate indossassero un abito che viene inventato più o meno 1475-80, che si chiama guarnello. Prende il nome dal tessuto, quindi un cotone molto leggero, molto ampio, che veniva proprio utilizzato sia in ambito scenico che pittorico per raffigurare gli angeli, gli arcangeli, tutti i messi divini. Beh, qui non abbiamo, e fate conto che va avanti fino a buona parte del 600 il guarnello. Invece qui non abbiamo nulla di tutto questo. Abbiamo delle vesti liturgiche e degli accessori liturgici. Gli angeli vestono l'alba, il camice sacerdotale, ma non è un camice sacerdotale di epoca controriforma. No, è il camice sacerdotale fatto in lino bianco, plissettato, leggero, con giro manica, ribattitura allo scollo, che viene normato nei primissimi anni del 1600, tra il 1605 e il 1608, e ancora di più. Noi abbiamo altri elementi che sono propri dell'ambito liturgico. Abbiamo il cintolo, e il cintolo diventa fondamentale nei primi anni del 600, dovrebbe essere ancora oggi nell'abbigliamento liturgico ordinario, fatto in corda ma termina in nappe. E poi abbiamo uno stolone diaconale e uno stolone sacerdotale. Questi due stoloni presentano la stessa caratteristica, ovvero sono realizzati in un velluto cesellato o velluto tagliato a due altezze con lo stesso motivo disegnativo. Ma questi motivi disegnativi non sono più connessi al 600, perché nel 1600 questi tessuti, e ne vediamo un altro esempio che vediamo lì al centro con la Sibilla Eritrea, questi tessuti cesellati, tagliati a due altezze, sono solamente di produzione cinquecentesca, perché nel 600 cambia il modo di disegnare i tessuti, i moduli sono piccoli, molto ricchi. Questi sono tessuti che vengono però realizzati per chi? Per chi ricopre figure di potere. Esempio, tutte le vesti dogali veneziane, genovesi,
si usano questi tessuti che si chiamano tessuti dogali. Però se noi guardiamo molto bene i tessuti, riusciamo comunque a capire la loro costruzione. Ad esempio, qui abbiamo per San Lorenzo un tessuto, un velluto di seta unito, quindi velluto tradizionale. Datazioni possono andare, sono stati prodotti dal 1400 fino ad oggi. Abbiamo un velluto cesellato o tagliato a due altezze e là in fondo invece abbiamo quello più importante. Quello è un velluto a lampasso su fondo oro di manifattura napoletana. Quel tessuto a Napoli viene ancora prodotto fino agli anni 10 del 600. Abbiamo un tessuto con un motivo disegnativo dato a tronchetto a cammino con evoluzione, ma l'attenzione al dettaglio del tessuto è fenomenale, perché in questi due esempi noi vediamo le cimose. Quindi vediamo esattamente anche qual è la proporzione di costruzione dei tessuti, e nel 1600 questi tessuti avevano una simbologia politica e sociale estremamente importante. Poi abbiamo esempi come questi. Che cosa indossa? Bene, questo è, vi do il termine generico, si chiama veste, camora, gonnella, ha 50.000 nomi, dove questa tipologia di abito con manica attaccata, cadente, ancora una volta siamo massimo 1555-60. Con queste maniche, ampie maniche, realizzate con degli elementi, sono tutte delle strisce di tessuto che prendono il nome di turacche. Strisce di tessuto sforbiciate e profilate. Quindi abbiamo tessuto esterno tagliato, una foderatura di rinforzo, e all'interno abbiamo una foderatura che dà il volume della manica. Ma è un elemento troppo tardo. In quest'opera di seicentesco io non ho purtroppo nulla. E lo stesso vale qua. Qui abbiamo l'unico elemento seicentesco, è quello che vedete in marrone, che si chiama coletto. Elemento militare, serve per evitare, se avete un'armatura, proteggervi. Se siete a giro, prima che qualcuno vi dà una pugnalata, vi ferma poi il pugnale. Quindi, pelle, pezzo in mezzo fatto veramente di carta, cartone o materiale pesante, una foderatura interna fatta in fibre resistenti. Il resto è cinquecentesco. Ma all'interno di questo mondo c'è un elemento significativo che ci permette di inquadrare quest'opera tra il 1610 e il 1620. Questo piccolo dettaglio, l'allacciatura. L'allacciatura fatta a nodo a gala con usoglieri metallici che diventano estremamente di moda proprio in quel periodo. I colli no, però abbiamo un problema. In questo esempio, io da un punto di vista sartoriale non vi so dire, per esempio, cosa servono le abbottonature. Quelle abbottonature non portano da nessuna parte. Quelle delle maniche sì, chiudono. Vi ho detto, la manica è molto ampia, si stringe a metà dell'avambraccio, chiudo a tre bottoni, quindi siamo 3/5, siamo perfettamente anche a seguire i dettami delle leggi suntuarie. Ma quei bottoni là in alto non servono nulla. Però a partire dal 1605 i bottoni diventano bottoni decorativi, quindi si iniziano a mettere bottoni in parti dell'abbigliamento senza nessuna funzione pratica. Chiuso. Morale della favola. Come datare gli abiti di Cecco del Caravaggio? Se dobbiamo seguire lo stile generale, no. Ma dobbiamo guardare i dettagli, perché il dettaglio ci può aiutare a definire delle cronologie specifiche. Grazie. Allora, Papi mi chiede perché usa questi stili così antichi. Allora, c'è, da un punto di vista vestimentario, c'è una prassi. Quando i soggetti, per la storia del costume non vale per la storia dell'arte, quando i soggetti sono collegati alle storie della vicenda sacra o sono soggetti che non riguardano la nobiltà,
si tende a mantenere una distanza vestimentaria, quindi vado a parlare di un'epoca precedente richiamando anche la memoria, non solo la storia antica, ma anche degli eventi drammatici successi da poco tempo. Esempio, l'uso delle stattagliature sicuramente avrà lasciato, soprattutto a Roma, la memoria del sacco di Roma. Quindi, no, non sono nobili, quindi stanno al di fuori di quella che è la moda. C'è anche presente che la moda appartiene alla nobiltà, e se uno che non fosse appartenente a determinati ambiti della nobiltà, se si vestiva come un nobile, veniva messo in gattabuia. Questa è la mia ipotesi. Poi, se ci studierò di più, vi dirò di più. Grazie. Dunque, benissimo, vi parlerò di un dettaglio, di un personaggio, di una figura ricorrente in alcuni quadri, in almeno tre quadri di Cecco del Caravaggio, e che in una visione globale degli inizi del caravaggismo, soprattutto a Roma, assume un significato davvero importante, anche per la questione della precocità di Cecco, che si è vista anche per altri motivi, per altre situazioni e questioni sia formali che iconografiche. Ed in particolare mi riferisco a questa figura di vecchio, calvo, d'aspetto senile, diciamo un volto rugoso, rovinato dalla fatica, dall'usura, un personaggio reale, studiato dal vero, che ritorna più volte e spesso con un significato preciso. In questo caso si tratta di una delle prime opere di Cecco, diciamo è una opera precoce, certamente siamo prima del 15, 7, 8, 9, difficile 10, è difficile, come dire, come Gianni Papi ha illustrato estesamente nel catalogo, è difficile essere più precisi, ma anche solo dire 14-15 vuol dire presto per la presenza di questo personaggio all'interno di dipinti, ecco qui un dettaglio, circoscrivibili, come dire, in un contesto romano. Anche Ribera, anche meno. Sì, anche Ribera, sì sì, certo. Qui siamo nell'andata al Calvario di Bratislava e lo vediamo sul margine sinistro del quadro, quasi nascosto, una visione un po' rara e anticonvenzionale da dietro, e di nuovo una figura connotata negativamente. Si tratta di uno degli aguzzini, diciamo in questo caso di San Sebastiano, in questo caso di Cristo sulla via del martirio, e di nuovo la cacciata dei mercanti del Tempio, forse diciamo la ripresa dal vero più sconvolgente di questo stesso personaggio per il quadro di casa Giustiniani, dove addirittura Cecco del Caravaggio carica questo aspetto grottesco di ripresa realistica del personaggio vero con dei bitorzoli, quasi delle sporgenze simili a corni sulla fronte, dei nei rilevati, insomma il personaggio, uno appunto delle figure
scacciate, vinte, schiacciate dalla nuova verità di Cristo, è di nuovo un personaggio negativo. E per quanti abbiano qualche dimestichezza con la pittura romana d'inizio Seicento, soprattutto di ambito caravaggesco, questo vecchio derelitto presenta un'aria di famiglia. Il suo volto, infatti, riprende una delle invenzioni più fortunate e al tempo stesso enigmatiche di Guido Reni, ovvero il ritratto che l'artista bolognese aveva eseguito dal naturale, non dipingendolo su tela, questo è interessante, ma plasmandolo in terracotta, del cosiddetto schiavo di Ripa Grande o Seneca, oggi noto soltanto attraverso numerose copie e derivazioni disegnate, dipinte, modellate in creta o scolpite nel marmo. Qui, diciamo, ho preso un foglio di grafica, ma ce ne sono veramente a decine. Una interessantissima anche nel fondo cosiddetto Peterzano del Castello Sfortesco a Milano. Al centro c'è questa versione di bronzo che viene dal Museo Archeologico di Madrid, ora esposta alla mostra di Guido Reni al Prado, e la nota testa di terracotta di Palazzo Venezia, a lungo considerata come questo originale reniano. In realtà, diciamo, è molto difficile, in assenza totale di altri riscontri diretti, essendo Reni chiaramente un pittore, non uno scultore in senso stretto, se si tratti dell'originale o meno, ma di fatto è un modello che ritorna molto prepotentemente, quasi anche carsicamente, fino a tutto il Seicento. E questa è una cosa interessante. Reni stesso lo usa in pittura. Questa è la pala di Siena con la circoncisione, si vede chiaramente appunto il sacerdote ebraico viene raffigurato riutilizzando questo personaggio di bottega. A destra un dipinto della Galleria Spada, tempio di alcuni capolavori reniani, dove questa immagine ritorna molto più tardi. Si tratta probabilmente di un dipinto di Monsù Bernardo, come ha immaginato Federico Zeri, anche, insomma, giustamente. Nel 1678 Carlo Cesare Malvasia dedicò a quest'opera, probabilmente eseguita a Roma prima del 1610, alcuni brani illuminanti che credo valga la pena leggere. Fece di rilievo Guido e se ne diportò bene, come da famosa testa detta del Seneca che cammina per tutte le scuole e che cavò da uno schiavo in Roma che trovò a Ripa, modelleggiandolo e caricandolo in quella guisa. Le parole dell'autore della felsina pittrice attestano il successo riscosso da questo modello caricato, non solo tra i seguaci di ambito classicista del Reni, ma anche presso altre botteghe. Evidentemente quella raffigurazione esemplare della testa di un vecchio, vero tour de force di studio dal naturale, era divenuta presto un modello ad uso di tutte le accademie pubbliche e private, un'opera da studiare al pari delle grandi invenzioni dell'antico. Doveva trattarsi dunque di un esperimento in chiave neoantica con il modello in posa, un modello ben conosciuto nella variegata compagine caravaggesca. È una specie di caratteristica, un Alvaro Vitali della pittura del primo Seicento a Roma e non solo. Evidentemente tra questi artisti e questo personaggio doveva esserci un rapporto stretto, anche di amicizia, e il modello di Reni in scultura, che certamente ha avuto una fortuna, forse eccessivamente semplificata dal Malvasia, cioè non voglio ridimensionare la fortuna del prototipo di Reni, ma prototipo di Reni e personaggio reale di questo schiavone di Ripa Grandi vanno di pari passo, anche perché i dipinti di Cecco lo dimostrano benissimo. Questo personaggio è ritratto da differenti punti di vista, lo vedremo più avanti anche con altri esempi, come se si prestasse di volta in volta ad apparire all'interno nei dipinti, senza un filtro di una scultura, che
per quanto oggetto tridimensionale, che poteva essa stessa essere studiata da differenti punti di vista, ma era comunque un'immagine congelata di un modello reale. Dunque, almeno sappiamo che dal 1610-12, quindi contemporaneamente a Cecco del Caravaggio o appena prima, anche Ribera utilizza veramente spessissimo, è un leitmotiv, è un personaggio ricorrente, più o meno sotto mentite spoglie nella produzione di Ribera. Il giudizio di Salomone della Borghese, capisaldo della produzione di giovanile romana di Ribera ricostruita da Gianni Papi, e uno degli apostoli, il Bartolomeo della serie Cossida, di nuovo la negazione di San Pietro della Galleria Corsini a Roma, nel Cristo tra i dottori giustiniani, eccolo lì che fa capolino a destra, sempre in posizioni diverse. La Susanna ai Vecchioni, il filosofo con tavole geometriche recentemente esposto al TEFAF a Maastricht, dove appunto questo aspetto di questa vecchiaia eroica viene caricato all'ennesima potenza in maniera assoluta. Un quadro anche che sfiora la volgarità, è come dire un volto che permette un'accezione, un'espressione di tipo volgare caricato e un'espressione di tipo eroico, alto, aulico. È qui l'ambiguità che esiste al di là dell'aspetto positivo o negativo, cioè se questo personaggio venga inserito dai vari artisti come elemento, come dire, come buono, cioè come filosofo, come apostolo, o come cattivo, come aguzzino, come personaggio che ha a che fare con un'ignoranza, con un'incultura e con una dimensione, diciamo, di grettezza, come per esempio nella Susanna ai Vecchioni, no? Dove è uno dei due vecchioni che cercano di attentare alle grazie e alla virtù del personaggio. E anche nel San Gregorio Magno di Palazzo Barberini, altro quadro giustiniani. E di nuovo, questa è un'opera che è emersa, diciamo che è stata pubblicata di recente da Porzio, dove di nuovo il personaggio, questo cosiddetto Seneca, lo schiavo di Ripa Grande, chiamiamolo come vogliamo, ricompare come uno, diciamo, degli aguzzini, diciamo, del Cristo flagellato, mostrato sdentato, visibilmente maciato e contrito in basso a destra nel dipinto. In queste opere, come nello sprezzante filosofo che avevamo visto poco prima, lo spagnolo trasse il tipo dal cranio pelato, le pieghe della pelle cascanti sulla nuca, le orecchie a sventola, la faccia e il collo solcati dalle rughe come in una cartina geofisica, le labbra rinsecchite, ripetendolo da quel calco scultoreo che il bolognese aveva realizzato poco dopo il primo trasferimento a Roma e chiaramente dal modello vivo, prendendo a modello questo schiavone di Ripa, quartiere dove tutt'oggi si trova la chiesa di San Girolamo degli Schiavoni o San Girolamo dei Croati a Ripetta. L'interpretazione del vecchio come Seneca, o in senso più generico come filosofo apostolo, legava l'immagine di quel caratterista romano di inizio Seicento a ideali etici ed estetici moderni, in particolare l'esaltazione del pauperismo e del valore eroico della santità appena fissati in pittura da Caravaggio nelle sue prime pale pubbliche. E qui, diciamo, in questo senso, al di là della questione dell'autografia caravaggesca del Cavadenti di Firenze, è interessante come, sebbene non sia
al 100% sovrapponibile con il tipo dello schiavone di Ripa ci sia un'affinità, no, di questo personaggio che fa la sua così calvo e qui certo sarebbe più giovane rispetto agli altri casi, però diciamo potrebbe trattarsi di una coincidenza e non di una... No, però è un personaggio che lui poteva aver conosciuto, visto e memorizzato, al di là diciamo della questione Caravaggio. Prima del 6, era a Roma. No, dicevo che questo non è un quadro romano, quindi se dovesse aver memorizzato lo schiavone di Ripa Grande dovrebbe averlo fatto prima del 6, la memorizzazione. Certo. Ma il Guido Reni stesso, diciamo, potrebbe essere, anzi, molto probabilmente è un esperimento di Reni del primo decennio del 600. Qua, diciamo, sicuramente non è detto, quasi certamente. Diciamo, comunque, la questione delle date è complicata perché non le abbiamo praticamente quasi mai. E in questo senso, se non per Ribera, che diciamo è anche lì, sì, però per Ribera è abbastanza. Diciamo, è prima del 16, di sicuro. Anche questa cosa di Borgianni, diciamo che è il motivo per cui mi ero diciamo, iniziato ad interessare a questo problema storiografico, poi chiaramente non sono l'unico, se ne sono occupati anche altri studiosi in tempi recenti, Pier Guidi, Bacchi, Viviana Farina, ma questo dipinto di Orazio Borgianni penso che sia molto interessante come aggiunta a questa problematica, perché chiaramente riprende lo stesso personaggio studiato dal Vero, e per quanto anche la cronologia di Borgianni sia complicata assai, ma Borgianni muore a Roma nel 1616, questo è certo, e quindi, come dire, gennaio 16, quindi insomma questa triangolazione Cecco, Borgianni, Ribera, triangolazione un po' strana, ma è interessante perché negli stessi anni vivono utilizzando gli stessi modelli di bottega e lo fanno in modo molto diverso. Come dire, in Borgianni c'è, sebbene questo sia una specie di modelletto, uno studio, un'accademia, sono due teste che non dialogano fra loro, non si sa bene se è uno studio preparatorio per una composizione più complessa, che però non conosciamo, ma certamente c'è quella dimensione eroica, filosofica, alta, che c'era in Reni, per esempio, cosa che non sempre c'è in Ribera e mai in Cecco. Si tratta di una mirabile prova di bottega eseguita a risparmio, quasi un monocromo, tutto giocato su tonalità brune, ad eccezione dei pochi colpi di rosso sulla casacca dell'uomo più giovane e dei vibranti riflessi dorati che animano entrambi i volti, mettendo in risalto la drammaticità delle loro espressioni. La pennellata che dà corpo alle figure, nervosa e a tratti fluida e filamentosa, è quella che contraddistingue di certo gli anni romani del pittore dopo il suo ritorno dalla Spagna. Le due capocce, come erratiche maschere dolenti, guardano in direzioni opposte, apparentemente inconsapevoli l'una dell'altra. Il giovane è animato da un'aria languida, vagamente sofferente o estatica, mentre il vecchio, avvizzito e sdentato, appare più contrito e corrucciato. Il volto dello schiavone di Ripetta, dunque, costituiva in quel momento un'immagine positiva della vecchiaia, già giustamente accostata da Bacchi, Farina e Pier Guidi a una certa poetica di tradizione carraccesca, a cui peraltro non fu estranea l'ispirazione dall'antico.
La convinzione che il volto grinzoso di quell'anonimo bracciante potesse impersonare Seneca, come dichiarato da Malvasia, dovette infatti affermarsi anche per l'impressione suscitata in Reni da quella straordinaria e iperrealistica scultura di Vecchio entrata in collezione borghese all'inizio del Seicento. Il cosiddetto Seneca morente, oggi al Louvre, copia di Teadrianea di un perduto originale ellenistico raffigurante un vecchio pescatore che erroneamente era stato accostato al passo tacitiano dedicato alla morte di Seneca. La fortuna dell'archetipo di Guido, sempre ammesso che questo non fosse in realtà coevo alle sperimentazioni in pittura di Borgianni, Cecco e Ribera, fu facilitata da una tendenza condivisa, quella di voler ridare nuova vita, anche in chiave neostoica, ad alcuni illustri personaggi dell'antichità attraverso l'ausilio di modelli presi dalla strada. Non è dunque un caso che questa eccentrica testa che camminava, che camminava per tutte le scuole, come ebbe a scrivere Malvasia, abbia circolato soprattutto nella scuola caravaggesca. Tuttavia, mentre in Reni e Borgianni il personaggio non sembra aver perso mai il suo peculiare carattere eroico, in Ribera e Cecco appare talvolta esasperato in chiave grottesca e canzonatoria. Lo vediamo qui in queste immagini. La straordinaria efficacia fisionomica della testa di Reni, modellata nel primo decennio del Seicento, difficile però fornire una cronologia più circostanziata, dovette quindi colpire subito Borgianni, Ribera e Cecco, che ebbero certamente l'occasione di ritrarre quell'uomo soprattutto dal vero. La presenza, sotto mentite spoglie, dello stesso modello ritorna più tardi anche in Lanfranco, Emiliano come Guido e peraltro molto vicino a Orazio Borgianni. Qui questo, diciamo, appare lo schiavone di Ripa Grande in una delle figure centrali del San Silvestro che doma il dragone di Caprarola, e siamo nel 1627-28, quindi molto più tardi, ma è interessante che, diciamo, questa figura discerniera fra un certo tipo di naturalismo e il cosiddetto classicismo più alto di stampo emiliano di fatto si intrecci, no? Le cose sono spesso, diciamo, più complesse e sfumate di come le possiamo, ce le possiamo immaginare. Qui mi avvio alla chiusura. Gli omaggi al cosiddetto Seneca di Reni da parte di Ribera, Cecco e Borgianni costituiscono dunque alcuni tra gli episodi più antichi ed eclatanti, tra quelli sinora documentabili, della fortuna riscossa da questa scultura e da questo modello, che da subito dovettero essere studiati al pari di pezzi classici. Non a caso, un ancora anonimo pittore attivo a Roma, probabilmente nel terzo decennio del secolo, inserì l'inconfondibile silhouette della capoccia reniana in un suggestivo studio d'artista conservato a Palazzo Barberini, accanto alla copia in gesso di una celebre testa antica. In questo quadro, a lume di notte, dunque, il profilo ideale di una delle figlie di Niobe è affiancato, per contrasto, chiaramente, alla sgraziata sagoma del nostro Vecchio, celebrato come un modello illustre ed elevato allo status di opera pseudo-antica. Le opere di Borgianni e di Cecco, anche in virtù della loro precoce datazione, costituiscono un importante punto di collegamento tra quel magnetico modello vivo, il prototipo reniano, e le sue numerose derivazioni, realizzate soprattutto a partire dal secondo e dal terzo decennio del secolo. Probabilmente proprio anche nell'intenzione di riportare in pittura una testa antica attraverso un accurato studio dal naturale. Grazie. Io direi che possiamo fare una pausa e poi sentiamo gli altri quattro interventi. Una pausa di 15 minuti, direi.